Alzino la mano, quanti di voi si sono mai trovati in questa situazione? State guardando un video o ascoltando musica in streaming e a un certo punto la riproduzione si blocca. E sui video compare, no, la classica rotellina che indica che il video sta caricando, che sta facendo buffering. Tempo zero, quasi scatta il panico, si prende lo smartphone, si apre il browser e si digita qualcosa a caso su Google per vedere se funziona, quindi se è possibile navigare. La navigazione a volte va, ma è lenta, non ci torna qualcosa. Allora apriamo lo speed test per vedere la velocità della connessione internet, tenendo le dita incrociate che non ci siano problemi. Perché se c'è qualche problema, chissà poi quando lo risolvono. A me capita, non dico all'ordine del giorno, ma insomma capita spesso e soprattutto in passato capitava molto spesso. Ma in un contesto del genere, lo speed test che noi utilizziamo è una prova sufficiente per capire lo stato e qualità della nostra connessione internet? È sufficiente per, di fronte a delle prestazioni basse, chiamare incavolati il fornitore di connettività internet e dirgli che non va, che è lento e che devono sistemare? Che cosa misura effettivamente lo speed test e quanto è affidabile? Uno speed test misura generalmente tre cose: la latenza, la velocità di caricamento dei dati, dell'upload, e la velocità di scaricamento dei dati, quindi il download. La latenza, o il ping, è la velocità, solitamente espressa in millisecondi, con cui il server a cui ci colleghiamo ci risponde. Quando noi effettuiamo un collegamento a un sito web tramite il browser, o utilizziamo un servizio per guardare video come YouTube o ascoltare musica, il vostro PC o smartphone che sia manda una richiesta, quindi un piccolo pacchetto dati che viene inviato al server del servizio che vogliamo utilizzare, come quello di YouTube, in cui chiede tramite questo pacchetto dati: voglio vedere questo video, inviami i dati necessari per visualizzarlo. Quindi effettivamente fa una richiesta e il server deve rispondere a questa richiesta. Il tempo che intercorre tra la domanda, la richiesta e la risposta del server è espressa da questo valore. Un ping basso è molto importante in alcune attività, come ad esempio il gaming online, perché rappresenta quanto istantaneamente i vari input vengono recepiti. Se un ping è alto, l'interazione con i videogiochi avrebbe dei ritardi e realisticamente saremmo svantaggiati rispetto ai giocatori che hanno dei ping più bassi. Mentre se invece visitiamo normalmente siti, guardiamo video o ascoltiamo musica, un ping alto ci porterebbe ad attendere un po' di più prima di poter visualizzare, vedere quel sito o iniziare a guardare un video. Il ping non ha nulla a che vedere con la velocità di scaricamento o caricamento dei file. Queste due misure vengono tracciate separatamente e ogni speed test mostra la velocità massima sia in download che upload. Più questa velocità è elevata, più velocemente è possibile caricare o scaricare dei file. È importante ricordare che se avete una velocità in download molto alta, non significa che la vostra connessione internet sarà super scattante, perché se ad esempio il ping è molto alto o peggio la velocità in upload è bassissima, potreste non riuscire a navigare o navigherete molto lentamente anche se il valore di download è elevato. Una buona connessione ha un buon mix di questi parametri, quindi un ping basso, una velocità di download buona e un'altrettanta velocità in upload buona. Uno speed test fa quella che sembra un'attività molto basilare, molto banale, nonostante tecnicamente non sia così semplice da gestire. La misurazione del ping avviene, come anticipato nella spiegazione che vi ho dato prima, calcolando il tempo che intercorre tra la richiesta di connessione e la risposta a un determinato server che viene utilizzato per fare questa interrogazione, per fare questo test. Il test di download avviene invece a stati, cioè dopo aver effettuato una connessione con un determinato server, lo speed test richiede a questo server l'invio di dati e quindi inizia, come dire, a scaricare questi dati.
Successivamente apre una seconda connessione parallela in cui richiede ulteriori dati e poi una terza e poi una quarta e poi una quinta e così via fino a quando non satura completamente la linea. In pratica ogni volta che viene aperta una connessione viene verificato che si stanno scaricando i dati richiesti e se è così allora viene aperta una nuova connessione fino a quando non è più possibile ricevere ulteriori dati, il che significa chiaramente che si è portata la linea alla sua massima velocità di download. Questo comportamento determina il motivo per cui spesso i test di download mostrano una velocità che aumenta nel tempo piuttosto che raggiungere subito la massima velocità istantaneamente. È anche vero che questo comportamento che ho appena descritto può cambiare in base alla tipologia di linea in termini di tecnologia, ma mediamente questo è il modo in cui funziona e soprattutto questo comportamento si nota molto quando la linea non è particolarmente veloce. Lo stesso avviene chiaramente per il test di upload al contrario. Esistono diversi speed test, il più famoso è probabilmente quello di Ookla, appunto speedtest.net, ma c'è anche quello di fast.com, insomma ne trovate altri semplicemente scrivendo speed test internet su Google. Possiamo dire che uno speed test vale l'altro poiché l'approccio è simile a questi test, se non identico per tutti. Tuttavia mi viene spontaneo dare un suggerimento, non vale sempre questa cosa che vi sto dicendo, ma secondo me è una precauzione che non fa danni e quindi si può seguire. Evitate, se potete, gli speed test specifici dei singoli provider, cioè uno speed test gestito da chi vi offre la connessione. È possibile che in alcuni casi vengano considerate delle ottimizzazioni proprio per quella connessione che portano a visualizzare dei numeri superiori a quelli che poi nella realtà è possibile raggiungere. Ciò vale soprattutto se avete una tecnologia che non è quella classica, quindi non è la classica DSL terrestre. Se volete veramente testare i parametri massimi della vostra linea, dovreste effettuare lo speed test direttamente dal vostro router. Cioè alcuni modem router hanno un sistema di speed test integrato. Ciò non vale per tutti e non per tutti è semplice accedere a questa funzione. Al contrario, la cosa più semplice da fare e che solitamente facciamo è prendere il nostro smartphone e effettuare il test direttamente dallo smartphone, magari usando anche un'applicazione che si è scaricata direttamente dai vari store. Tuttavia questo è probabilmente il modo peggiore perché bisogna sommare diversi ritardi, i ritardi e le inefficienze date dalla connessione Wi-Fi. Forse la giusta via di mezzo, se volete effettuare uno speed test che sia il più vicino alla realtà, è utilizzare un computer connesso direttamente via cavo al modem router. Inoltre, quando effettuate questo test, vi raccomando, questo è importante, assicuratevi che la vostra linea non sia già occupata da qualche lavoro di caricamento scaricamento dati, perché ormai i dispositivi che abbiamo connessi alla nostra rete di casa sono tanti e magari c'è qualcuno che sta facendo qualcosa, magari per i fatti suoi sta scaricando anche un aggiornamento software, voi non lo sapete e poi vedete dei dati di velocità che non vi tornano, ma in realtà non è colpa della linea. Intendiamoci, a meno che non abbiate proprio questa situazione o che non abbiate dei dispositivi in streaming che quindi stanno scaricando dei file grossi, una grossa quantità di dati, in ogni caso se c'è qualcosa che sta scaricando qualcosa di piccolo, ecco, non va a inficiare a cambiare drasticamente i risultati, quindi effettuando questo test avrete ugualmente un dato vicino alla realtà. Tuttavia se volete la massima precisione dei dati, ricordatevi di controllare questa cosa. Uno dei dettagli importanti da tenere in considerazione quando effettuate questo test è il server a cui lo speed test si collega per effettuare il test. Più il server è vicino, fisicamente, geograficamente, e più la connettività è buona, quindi l'infrastruttura di connessione è buona, più riuscirete a caricare al massimo la vostra linea e ottenere le massime prestazioni. Al contrario, più il server è lontano e meno qualitativa, come dire, è la strada che i dati devono compiere, lasciatemela semplificare in questa maniera, peggiore o meno accurato sarà il vostro test. È possibile che un test su un determinato server vi dia come risultato una velocità di download scarsa o un ping elevato, ma ciò non significa che la vostra connessione è pessima. Semplicemente sarete caduti in una situazione di testing sfavorevole. Servizi come quello di Ookla, speedtest.net,
cercano di selezionare il server migliore per effettuare il test o comunque vi permettono anche di scegliere un server a vostro piacimento. Il consiglio è quindi il seguente: se state facendo un test e il risultato è inferiore alle aspettative, prima di chiamare incavolati neri il provider che vi dà accesso al servizio di internet, fate altre test provando altri server. E in generale, se avete pessime prestazioni, provate prima a riavviare il router o effettuare lo speed test da altri dispositivi, così, come dire, da avere più indicazioni che non siate voi, che non stia succedendo qualcosa nella vostra rete o che ci sia qualche apparato che non sta funzionando bene, prima, come dire, di dare invece tutta la colpa alla linea internet. La velocità dello speed test non rappresenta la massima velocità a cui potete navigare, bensì rappresenta la massima velocità a cui potete navigare e scaricare dati in condizioni totalmente favorevoli. Quello che può rendere le vostre condizioni meno favorevoli, quindi più sfavorevoli, sono altri dispositivi in rete che, come detto prima, stanno scaricando dati, il collegamento e quindi il download di dati da un server che non è in grado di inviare dati a una velocità tale da saturare la vostra linea, il posizionamento quindi anche del server a cui vi collegate se è molto lontano o difficile da raggiungere in termini di routing della rete, e anche la velocità di scrittura dei dati del dispositivo che state utilizzando. Aggiungo altre attività di download sullo stesso dispositivo, il download tramite il wifi che non permette di raggiungere le velocità nominali della linea e qualche altra condizione. In genere possiamo dire che più la vostra connessione è veloce, più è possibile incappare in questi problemi, mentre con una connessione non particolarmente veloce, quindi che è in grado di scaricare meno dati, quella connessione è una connessione più semplice da saturare, quindi questa tipologia di problemi occorre meno spesso. No, un buon speed test fatto in un certo momento specifico non significa che la vostra linea sia di qualità eccelsa, così come non significa che un cattivo speed test definisce una linea pessima. Per capire se la qualità della vostra linea è buona, intesa come stabilità nel tempo, velocità media, ping medio, eccetera, eccetera, è necessario ripetere lo speed test più volte e in differenti momenti del giorno. Se avete il dubbio di avere una pessima linea internet, dovreste, come dire, armarvi di pazienza ed effettuare più test. Esistono in realtà anche dei software che lo fanno per voi, ma in realtà sono pochi e poco aggiornati, quindi forse in questo caso è meglio mettersi con un po' di pazienza e fare dei test a mano nelle giornate e nei vari momenti della giornata. In breve, uno speed test misura lo stato della connettività in quel momento. Va bene per capire più o meno le potenzialità della linea e avere un riscontro se in un determinato momento c'è qualche potenziale problema a quella connessione o no, ma non dovrebbe essere usato come strumento diagnostico primario e in ogni caso non basta un test per definire, come dire, la totalità del giudizio qualitativo sulla propria connessione. Bene, direi che abbiamo toccato vari punti, quindi, come dire, utilizzate lo speed test, però ricordatevi queste cose, non dice tutta la verità. Se qualcosa non vi è chiaro, volete fare un vostro commento, volete suggerirmi qualcosa, fatelo nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per avermi seguito, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!